Edoardo Colombo, già candidato alla Camera per il blog, anzi non ci siamo candidati. Abbiamo fatto la petizione da candidarsi, diciamo più conosciuto, che politicamente conosciuto, insomma, è conosciuto per essere l'ideatore e il manutenutario, manutentario di quella della prima comunità satirica italiana di Aria Nostra, che è il www.ilgiulivo.com. Prende lui il Giulivo. Si sta sforzando di ridere, generalmente è poco serio, insomma. Per vederlo con questo sorriso ci è voluto un po' di ambientamento, insomma, ci siamo fatti due risate stamattina, commentavamo, abbiamo letto l'articolo del giornale che, insomma, ora, non perché sia un amico nostro l'organizzatore della cosa, assolutamente, però noi cronisti nel recinto costretti per un piatto di pasta. Abbiamo le prove che ciò non è vero. Ci fai tu la questa storia? Storia? Qui in realtà sembra un club gastronomico più che una sala stampa, qui il buffet è sempre online, sempre attivo, live, i giornalisti passano il tempo invece che... Per provare che non stiamo scherzando, guardate un po', in diretta. Cioè, anziché controllare le agenzie, qualcuno che lavora, pochi che lavorano, ecco. E riesce a sintetizzare il caffè. Questo è uno che si impegna. È su Facebook, esatto. Della serie, lui è quello che cura il gruppo fra Facebook e MSN. Oggi MSN, oggi non ho fatto un cazzo, è lui. Quindi senta. E allora andiamo invece a un discorso più serio. Ieri sera, pochi lo sanno, c'è stato un evento, si è fatta politica, anche lì dopo cena, di soppiatto, di nascosto, a un certo punto quando è stato chiuso il congresso, andiamo tutti a cena, e poi verso le 9 c'è la discussione sui dimentimenti dello statuto. Stamattina cosa abbiamo? Lo statuto. Si vota lo statuto, in realtà è autoriflessivo. Allora, quale devo utilizzare per alzare il voto? Dei tre? Qual è? Attenzione, si vota lo statuto. Con questo voto con questo. Cogli la frase, si vota lo statuto, è autoriflessivo. Lo statuto si vota da sé, nel senso che non è che c'è qualcuno che può pensare di votare lo statuto. Anche quello già è stato votato dagli italiani. È stato votato dagli italiani. Eccolo da qui. È importante? No, mettiamo in muto. Mutiliamo. Va bene. Dovremmo semplicemente segnalare una nota di demerito per alcuni blogger. Mentre io e lui ogni mattina tra le 7:30 e le 8 aspettiamo che aprano la porta, c'è qualcuno che viene giusto all'ora di pranzo, molto calmo, rilassato, e poi chiede che avete scritto. Esatto, così. Diciamo che manca, che non è il solo, c'è pure qualche gattino ogni tanto passa e fa le fusa. Ma quello che invece non è assolutamente a demerito da appellare come demerito, c'è una stella che brilla in questo momento, che nonostante tutto sta superando la grande prova del lavoro. Qui siamo seri, c'è una star. Star bene. L'unico ha tanti meriti. Beppe Vicari. Francesco merita, si sta facendo veramente un come si può dire, mazzo, si può dire in televisione. Mazzo, frega, siamo libertari, liberisti, liberali, YouTube è altrettanto, fin quando sta nei server americani va. Assolutamente, cioè, ce n'è almeno quattro di Francesco in giro, e lo vedi dappertutto, sforna. Forse un appunto che gli serve fare è proprio questo. Troppo buffet, troppe... Sì, è così, un po' buffo, è un buffet, è una sala buffet. Troppo mangiare, troppe cose non vanno bene. Diciamo però che nell'organizzazione, nell'innovazione di questo congresso, ciò che dai giornalisti viene lamentati come quello di essere chiuso in un recinto, di non avere libero accesso al partito di plastica, al partito di pasta. Buona testa.
giulivata di mattina giusta. E siamo al primo caffè. E paghiamo lo scotto. Anche questa innovazione, altronde mi sembra siano comodi. Paghiamo lo sciotto. Sono tutti tranquilli, stanno controllando adesso i quotidiani, iniziano a scrivere. Poi ormai col copy and call, ecco lì c'è un operatore, ecco, sono sempre FB, cioè sempre su Facebook, però ormai insomma, va bene così. Cosa c'hai là su quel video, mi fai vedere? Cosa sotto vedi? Qua vedo PDL Palermo. Ancora Forza Italia Palermo. Verso il PDL, però ce l'abbiamo un altro, insomma. Siamo pronti, questa transumanza. I fannulloni non sono solamente una pubblica idea, qualche fannullone in qualche redazione di sito di partito ci sta. Un atteggiamento nostalgico. Ecco, noi proveremo oggi a documentare un pochettino gli aspetti di questa terza giornata, terza ultima giornata del congresso. Daremo anche le ricette, come si fa il plum cake, era buono. Che sono quei dolcini di mandorla che secondo me vengono la ricetta parti, del nuovo partito, va bene, chiudiamo qui. Buongiorno, vediamo. Si vede dal mattino, guardate a noi. A posto.